La seconda giornata di campionato, giovanissimi da spettacolo ed equilibrio. Il derby si è disputato martedì presso lo stadio Marullo di Bisconte, concluso con un'altra vittoria per la CR. Nel primo tempo si è dimostrata tutta la forza e la tenacia delle due squadre, che non si sono risparmiate nell'attaccare la porta avversaria. Nella prima metà la CR ha avuto un maggior possesso di palla, anche se non è riuscita a mettere a segno. D'altra parte, il Città di Messina è stato più incisivo nella seconda metà, tuttavia si è confermato il pareggio di 0-0 al termine del primo tempo. Nella ripresa la partita è proseguita a un ritmo davvero serrato, il gioco si è intensificato al centrocampo ed è diventato una vera sfida, evidenziando tattica e tecnica. Il Città di Messina ha cercato di sfruttare gli errori della CR, che si è chiusa in difesa. La stessa è stata carente nell'intesa e restia nel passaggio di palla tra i compagni. È stato Sturniolo a frenare e placare la grinta del Città di Messina, segnando il primo gol della partita grazie ad un rimpallo che si è spostato al limite dell'area, portando la palla sotto il 7. Ma non è tardata la risposta della squadra avversaria, che attraverso un calcio di punizione ha riportato la partita ad una situazione di parità con la rete di De Salvo. Gli ultimi minuti sono stati decisivi e ricchi di pathos. Fondamentale è stata l'entrata in campo di Rinaldi della CR, che grazie a un passaggio dalla fascia, a soli 10 secondi dalla fine, ha decretato la vittoria della squadra. Il piccolo calciatore ha dichiarato di essersi emozionato per questo gol, in quanto non credeva di poter decidere le sorti della partita. È stato uno scontro molto seguito dagli spalti quasi pieni e le squadre hanno dimostrato grande preparazione atletica e tecnica. La CR, compagnia formatasi da pochi mesi, è scesa in campo più tesa rispetto alla scorsa partita e ha risentito della grande compattezza e velocità della Città di Messina, ma nonostante ciò è riuscita a portare la vittoria a casa. Carmelo Mancuso, supervisore del settore giovanile della CR, ha dichiarato di aver assistito a una partita concitata ed emozionante, anche se l'anno scorso il suo incarico era nel Città di Messina. Da professionista ha apprezzato la qualità di entrambe le squadre. Il mister delle Città di Messina, Fabio Renzo, pur avendo subito una sconfitta, si è comunque dimostrato soddisfatto dei suoi ragazzi che hanno lottato valorosamente in campo. La partita, lo ricordiamo, è finita 2-1 per la CR. Siamo con l'allenatore del Città di Messina, Fabio Renzo. Commenti a caldo su questa partita incalzante e molto incitata. Fino alla fine è stato sul filo di lana, fino alla fine. Data meglio a loro, complimenti a loro, non ce la sono riusciti a trasformare l'occasione di notte. Come Solo questo. mai, ecco, non siete riusciti a raggiungere il pareggio o ancora meglio la vittoria? Guarda, noi siamo nella categoria provinciale. Cerchiamo di fare una sorta di sperimentazione, quindi giochiamo con i ragazzi un anno, cioè il secondo anno dei giovani, per far sì che poi l'anno successivo siano pronti per affrontare il campionato regionale. Chiaramente sono, diciamo, un po' più indietro rispetto agli altri, non all'inizio, ho avuto qualche nesso con qualcuno della squadra regionale, ma vedi, questa è la nostra. Il lavoro ora successivo su che cosa verterà, su che cosa, ecco, bisognerà trovare soluzioni, ecco, nella squadra, qualcosa Ma non c'è nulla di drammatico, bisogna andare avanti, lavorare con i bambini, sulla tecnica, sulla coordinazione, sulle capacità Soddisfatto? atletiche. Sì, già il secondo anno sono qui, i frutti poi si vedono, non è importante il risultato, anche Benissimo. quando si perde, so io dire. Benissimo, ringraziamo il mister Fabio Renzo. A Siamo con il mister della CR Messina, Guido Mandini. La partita si è conclusa con la vittoria della sua Fortunatamente, squadra. sì, fortunatamente sì, è stata una partita dura, una bella squadra, è stato un ottimo esame per la nostra squadra, visto che è una squadra preparata da un paio di mesi. La partita di prima, diciamo, non fa tanto testo perché si è andati a segnare subito. Poi, non so, loro, l'altra squadra, i trenari sono un pochino allargati le maglie, Sì. poi è stata tutta partita in discesa, perciò diciamo non si è potuto vedere niente. Oggi abbiamo incontrato veramente difficoltà. una grossa squadra, abbiamo dimostrato che anche noi possiamo lottare per vincere il campionato. Benissimo.
Benissimo, riguardo invece ecco, appunto, un confronto, si è visto ecco, un 7-0, ora un 2-1, sicuramente questa volta la squadra ha incontrato molto, delle difficoltà. Ha molto più valore il ritmo 2-1. È stato incalzante. Sì, il ritmo è stata una bella partita, a ritmi elevati, senza esclusione di colpi, molto corretta tra tutte e due le squadre. Ragazzi per bene, bravi, educati, che si sono affrontati senza risparmiarsi i colpi, sportivamente parlando, e alla fine la fortuna ci ha sorriso, diciamo. Abbiamo segnato all'ultimo, pensavo mai che la partita finisse sul pareggio, però siamo stati fortunati a segnare. Si è soltanto riscontrato un solo ammonito. Sì. No, la partita è stata una bella partita, corretta, si è combattuta, ma io penso che la gente si sia divertita. Senz'altro. Ringraziamo il mister Guido Mandini. Grazie a voi. Posso?